Ma buongiorno, buongiorno, salve, buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda giornata del Chocoland, decima edizione. Siamo ovviamente al Vomero e siamo in via Luca Giordano, siamo ovviamente in diretta sulla pagina ufficiale del Chocoland, quindi al di là di voi che state con i vostri telefoni, state facendo una diretta? Siamo, quindi siamo concorrenti in realtà, va bene, la potete fare, noi ovviamente siamo in diretta sulla pagina ufficiale del Chocoland e non stiamo nel solito nostro studio dove normalmente facciamo il programma, ma oggi siamo usciti fuori, ecco, mi hanno detto da Giova, esci un po', quindi lo può creare, che stai sempre in due studi, anche perché siamo in ottima compagnia, e non mi riferisco a te. Ma mi riferisco ovviamente alla signorina Valentina, ma ancor di più mi riferisco a questa fantasmagorica e fantastica eccezionale ritrovato della scienza che è il grano chirico. Allora ragazzi, quando si parla di grano chirico ovviamente il nostro, ma non la memoria, ma proprio già direttamente il gusto va direttamente alla pastiera. E io ho il piacere veramente di salutare il figlio di cotanta mamma, la signora Chirico, che parliamo ovviamente di colei che ha inventato, posso dire, la pastiera, perché senza questo grano qui, quanti anni fa, Mario? Allora, il prodotto, diciamo, viene messo in commercio 50 anni fa in un'occasione di una particolare vicenda italiana che era il colera a Napoli. Certo. Ma ancora di più interessante era il rifarsi alla pastiera che era del 500. Non so quanti di voi conoscono la vera storia della pastiera. Quanti di voi conoscete perché si dice e si chiama pastiera? Lo sapete? Non lo sapete? Io l'ho scoperto, ve l'ho raccontato prima, è fantastica questa storia. Dai. Sono timidi o veramente siamo tutti napoletani che mangiamo cose di cui non sappiamo le origini? La pastiera nasce dal termine a paste a ier. A paste e a ier. Esattamente. Allora, che veniva preparato dalle mogli dei pescatori. Bravissimo. Allora, nasce in realtà come un dolce pagano, poi è stato associato a un fatto cristiano che è la Pasqua, ma in realtà con la bella stagione, quindi dopo marzo, dopo le piogge, i pescatori riprendevano le loro battute di pesca durante, diciamo, nel mare, e le mogli gli preparavano un pasto unico a base di ricotta, uova e arancia, così faceva da tutto. Come addensavano però la ricotta e le uova? Con l'amido del grano, perché non avendo frigoriferi nel 500 non potevano usare il burro, e quindi lo usavano, facevano con l'amido del grano, proprio con questa partina che noi chiamiamo gelificato, amido gelificato, loro lo cuocevano lentamente, lo raffreddavano lentamente e poi nella miscelazione quest'amido teneva insieme questi ingredienti. Quando tornavano dopo 3-4 giorni di pesca nel golfo, ma che hai mangiato? Ma già ho fatto pasta a ieri, e quindi sono mangiato pasta da lì ogni giorno, pasta a ieri, pastiera, e nasce la pastiera. E noi ovviamente siamo felici di questa invenzione del 500, che però poi 50 anni fa è stata riportata da tua madre, la signora? La signora Anna Maria, cioè, come dicevo, nel 73 c'è il problema del colera a Napoli. Perché prima il grano si vendeva sfuso, no? Esattamente, la vendita del grano sfuso nelle botti determinava un problema che aveva fatto poi cambiare la ricetta della pastiera che tutti noi conosciamo, perché quando il grano lo vendi sfuso, l'amido in realtà resta liquido e quindi tu ti porti a casa un ottimo grano da zuppa. Ecco perché nell'immaginario collettivo il grano viene ripassato con burro e latte, perché ha bisogno di grassi per poter unire e addensare la ricotta e le uova. Questa ricetta, che assolutamente abbiamo portato avanti anche noi per tanti anni perché non potevamo contrastare una vox populi così forte, in realtà era sbagliata. Quindi quando poi, diciamo, definitivamente 5 anni fa abbiamo modificato il processo di produzione, noi siamo stati i primi a togliere la pastiera da sopra la latta di grano, abbiamo detto noi siamo venditori di grano cotto con amido gelificato, cioè significa siamo un perfetto sostituto del burro, facciamo la migliore pastiera del mondo, perché chiaramente la fai come la ricetta del 500 e come sempre a madatta, chi ha mandato cose l'ha mandata sempre meglio l'altra, no? Quindi, e poi da lì, e arriviamo introducendo oggi, se lo possiamo usare al posto dei grassi, lo possiamo usare ovunque. E oggi, dolci in fondo, vedete il grano cotto, ma non ci sono pastiere su questo tavolo. Perché no, però volevo anche dire che una cosa fondamentale per quanto riguarda, ovviamente la pastiera è un dolce che normalmente è a Pasqua.
però negli ultimi anni la si trova anche a Natale e prossimamente siamo incontro a Natale. E fammi fare un attimo quella cosa proprio tipica di chi fa sto mestiere, che vende comunque, no? Cioè, allora, se qualora casomai a Natale decidete di fare la pastiera, non è che voglio dire dovete per forza prendere quella Chirico, ce ne sono anche altre, come io voglio dire. Però se volete fare la pastiera buona, anche perché no, ma perché poi tu mi raccontavi una cosa, che poi quando uscì questo prodotto dietro cioè sulla scatola c'era la ricetta. Bravissimo. Allora, mia mamma ebbe due intuizioni già nel 73. La prima fu dire: rendiamola quanto più simile all'originale ricetta, all'originale utilizzo che ne davano i pescatori nella pastiera. Ma la seconda disse: suggeriamo anche a tutti coloro che si porteranno a casa sta latta come fare la sta pastiera, trasformandolo così in un dolce da solo napoletano, zonale, stagionale, cioè per Pasqua, in un dolce che diciamo viene fatto oggi in tutto il mondo. Nessun ristorante nel mondo italiano apre se non tiene il dessert, tiramisù e pastiera. Sennò... E qui vedete la vera ricetta di Anna Maria Chirico con tutti i vari passaggi, quindi comprate questa e risparmiate di andarla a vedere su internet o in tutti i vari blogger che vi diranno come si fa la pastiera. Tanti anni fa, nel 73, non c'erano tutte queste cose, ci stava a Buat la ricetta Gop. Ok, abbiamo inventato prima di Zuckerberg un post, un bel post. Guarda, e quindi comprate e sotto mettete i commenti. Allora, invece passiamo a presentare Valentina. Ciao Valentina, ciao. Sei microfonata. Sì, sono allora, microfonata, ma non so se si sente. Sì. Perfetto. Poi magari avvicinare sì, ancora di più, ma si sente bene. Okay. So io che c'ho il vocione. Senti, guarda. Io allora, la vocina invece. Senti, Valentina, la ricetta... La ricetta che vale? Valentina, mi sembra... Abbiamo fatto un po' un gioco con il nome, quindi... No, ma sei molto seguita, so che comunque i tuoi consigli vengono ben accettati. Non mi lamento. Esatto. Allora, noi abbiamo parlato di pastiera, sì, eccetera, 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 e quindi adesso faremo... Faremo una cheesecake. Ecco. Proprio perché... sì. No, è chiaro, perché la pastiera mi sembra... Come dire, la pastiera alla fine noi conosciamo il grano, come abbiamo detto prima, sempre in collegamento alla pastiera, utilizzato appunto per fare la pastiera. Ma il grano non serve solo per la pastiera. Ecco, uno associa il grano alla pastiera, mentre una cheesecake questa mattina fatta da Valentina vuol dire che è una cheesecake che vale. Che vale, esatto. Esatto. Allora, noi e te adesso a questo punto ci amma mangiare una bella pastiera e te. E poi dopo... Assolutamente. Prego, esatto. Vi lascio a allora, Valentina e la ricetta che vale. Io innanzitutto mi rivolgo a chi mi sta guardando e chi mi sta ascoltando, quindi vi ringrazio innanzitutto per essere venuti. E, sono qui per presentarvi un utilizzo diverso del grano, proprio perché come abbiamo detto il grano non è solo utilizzabile per fare la pastiera. Questo perché il grano, in particolar modo il grano chirico, che ha un particolare processo di cottura e di raffreddamento che ci consente di avere un amido gelificato, può essere utilizzato in ogni tipo di ricetta, sia dolce che salata, come parziale sostituto della massa grassa. Che cosa significa questo? In ogni ricetta io posso andare a sostituire parte della massa grassa, che può essere ad esempio il burro, la ricotta, in questo caso la robbiola, o anche parte delle uova, con il grano cotto. Questo mi consente di avere un prodotto finale molto più leggero, non intaccato nel gusto, perché comunque il grano ha questo gusto neutro, se vogliamo, quindi io non vado ad intaccare il gusto, e avere appunto un prodotto finale molto più leggero e digeribile, utilizzando metà dei grassi che sono previsti in ogni ricetta. Addirittura io dico sempre, poi quando lo racconto pochi ci credono, anche per esempio nella ricetta delle polpette io posso sostituire una o due uova con pari peso di grano e abbiamo un effetto elegante e addensante
identico a quello delle uova. Quindi questa credo che sia una scoperta, insomma, anche da mettere in atto sia per il dolce che per il salato. Oggi vi presento una cheesecake light che vedete qui già pronta, però adesso vi mostrerò tutti i passaggi per poterla realizzare in casa. Perché light? Perché appunto nel composto noi andremo ad utilizzare il grano montato appunto con il resto degli ingredienti, che sono robbiola, tuorli, panna e una piccola percentuale di farina. Allora, io la prima cosa che vado a fare è creare una base per la mia cheesecake. Quindi qui, per questioni di praticità, io già ho portato dei biscotti frullati che vado ad amalgamare con del burro. In questo caso abbiamo 145 grammi di polvere di biscotto e 65-70 grammi di burro fuso e fatto raffreddare. Quindi ottengo un composto simile alla sabbia bagnata, che mescolo in questo modo per ottenere la mia base della cheesecake. Vedete poi che in ogni passaggio, insomma, veramente ci sono pochi ingredienti ed è facilissimo da realizzare anche a casa. Proprio perché dico, tutto ciò che è fattibile in casa non deve spaventare, non è per forza difficile. Lo potete addirittura fare anche con i bambini, insomma, li fate divertire e diventa un momento di gioco per adulti e bambini. Questo quindi è il mio fondo di cheesecake realizzato con i biscotti. Non so poi se sapete appunto che la Chirico ha fatto anche una linea di biscotti, di frollini bio, che sono senza uova e senza latte. Quindi io ho utilizzato questi, che sono a base di cereali. Delicatamente con le mani faccio una pressione e quindi questo è il fondo della mia cheesecake. Non so se riuscite a vedere. Ovviamente voi potete aromatizzare il fondo anche con delle spezie, che possono essere cannella, vaniglia, insomma. Questo poi è personalizzabile secondo i gusti. Allora, dopo aver realizzato il fondo, passo al ripieno, che è la parte che ci interessa, perché appunto la parte light. Quindi che cosa faccio? Innanzitutto separo gli albumi dai tuorli e monto gli albumi a parte. Se avete la possibilità, montateli con delle gocce di succo di limone. Sono sicura che molti di voi diranno: ma gli albumi non si montano con il pizzico di sale? No, gli albumi non si montano col pizzico di sale, perché il pizzico di sale è diciamo un trucchetto utilizzato dalle nostre nonne, ma che serve solamente a velocizzare quello che andiamo a montare, ma non otteniamo assolutamente una schiuma stabile. Mentre invece la schiuma stabile possiamo ottenerla con il succo di limone, che ci consente di averla bianca, quindi ben candida, e montata in modo stabile. Di solito si utilizza un cucchiaino di succo di limone per ogni 100 grammi di albumi. Quindi monto in questo modo. Ovviamente non è necessario montare a neve fermissima, perché quando io poi andrò ad unire il composto di albumi al resto degli ingredienti, se ho montato in modo troppo fermo, potrei avere dei grumi, e quindi per riuscire a sciogliere questi grumi potrei smontare il tutto. Quindi vi consiglio comunque di montare fino ad ottenere una massa morbida, in questo modo. Io non so se qualcuno tra voi ha già utilizzato il grano al di fuori della pastiera, non lo so, fatemi sapere, datemi un cenno, siete tutti silenziosi.
Sono timidissimi. No, mai. Okay. No, mai. Se no, avrebbero subito detto come io faccio pure la, come si chiama la, la, che ne so, la, il tiramisù con grano, cioè grano chirico, lo mettiamo dappertutto. Dappertutto. Anche spalmato sul pane, tra poco. Assolutamente. È una considerazione che facciamo spesso con Valentina quando facciamo gli eventi. Ok. Quindi potete vedere che la massa è molto morbida, non è a becco d'oca come serve per le meringhe. E quindi questo lo teniamo da parte. No, insomma, mi servirebbe un po' più di spazio, ma ci adattiamo. No, no, va bene così. Allora, no, questo mi serve. Perfetto. Allora, nell'altra ciotola invece riunisco il resto degli ingredienti, che sono nello specifico. Io ho utilizzato 4 uova, quindi 4 tuorli, 200 grammi di robbiola. Poi ho qui già pesato lo zucchero, nel dettaglio 150 grammi. Poi ovviamente potete aromatizzare con della vaniglia, io di solito utilizzo l'estratto di vaniglia Bourbon, oppure i semini di una bacca, insomma questo poi dipende da voi, da come volete aromatizzare il composto. E vado ad aggiungere 100 ml di panna liquida fresca, mi raccomando utilizzate la panna di latte e non utilizzate la panna vegetale, perché è tutta un'altra storia, cioè la panna vegetale per me sarebbe proprio da abolire, soprattutto nella composizione di dolci che comunque richiedono il gusto e i grassi derivanti dal latte. Quindi l'ultimo, cioè il penultimo ingrediente che vado ad aggiungere è il grano cotto e ne utilizzo circa 210 grammi. Vedete quando vado a prenderlo già dalla latta è molto compatto. Questo c'è appunto, ci stavo arrivando, c'è un'assenza d'acqua data appunto dall'amido gelificato e se vedete già a vista d'occhio si vede come una crema bianca, quello è l'amido gelificato che va a sostituire parzialmente i nostri grassi, in questo caso appunto i grassi che erano presenti nella ricetta originale, quindi con più panna avremmo dovuto mettere anche più tuorli e invece utilizzando il grano abbiamo quindi una cheesecake light in questo caso. Quindi inizio a frullare i tuorli con la robbiola, il grano e la panna. Poi vedrete che comunque frullando con le fruste elettriche il grano va a sciogliersi, quindi non temete perché all'assaggio non darà fastidio al palato, non si sentiranno i classici granellini. Sì, sì, questo avendo l'amido diventa molto più morbido, quindi non dà fastidio. Ok. Come ultimo ingrediente prima di utilizzare gli albumi, di aggiungere gli albumi, utilizzo 80 grammi di farina, farina 00, quindi classica, che ci serve per addensare un pochino di più il composto che in cottura risulterà molto quindi compatto e asciutto, differentemente da quelle che poi sono le cheesecake senza cottura che risultano molto più acquose. Ho dimenticato di dirvi che dopo aver fatto la base di biscotto, questa va posta in freezer 10 minuti oppure in frigorifero per 20 minuti circa. Quindi giusto il tempo appunto mentre realizziamo il ripieno. Ok. Quindi come vedete
sono veramente dei passaggi semplicissimi e credo alla portata di tutti. Adesso l'ultimo passaggio è quello di aggiungere l'albume e ne aggiungiamo poco per volta con movimenti delicati dal basso verso l'alto, quindi cercando di incorporare tutto ma senza smontare il composto, in questo modo. Facciamo così. Ecco qua. Già potete vedere a vista d'occhio, insomma, che è un composto molto arioso, molto morbido, pur avendo utilizzato il grano che magari visivamente può sembrarvi un ingrediente pesante, ma non appesantisce assolutamente in questa dose. Ecco qui. Adesso noi abbiamo già la base pronta e versiamo il composto sopra in questo modo. Lo stampo che ho utilizzato è un diametro 22, altezza 5-6 centimetri, però potete utilizzare anche un diametro 20, l'importante è che sia alto. Questa non è una cheesecake che cresce in cottura, perché comunque non è un composto che ha lievito. Però ovviamente se utilizzate uno stampo più basso potreste avere comunque difficoltà perché un pochino si gonfia in forno. E lo andiamo a infornare con un forno statico a 170 gradi centigradi per circa un'oretta. Gli ultimi 5 minuti il forno va leggermente aperto, quindi sportello leggermente aperto per far uscire l'eccessiva umidità, di modo che non avrete l'effetto infossato, perché quando vedete le torte infossate c'è stato un cambiamento di temperatura repentino. Quindi questo, per non far avvenire questo, dovete aprire negli ultimi 5 minuti lo sportello del forno e lasciare uscire l'eccessiva umidità. Spegnete e lasciate raffreddare la cheesecake all'interno del forno per circa 2-3 ore. Dopodiché, senza sformarla, la mettete in frigo per 3-4 ore minimo, perché io ad esempio la faccio stare tutta la notte in modo che si compatta bene, e poi la sformate e la decorate come preferite. In questo caso qui la potrete assaggiare con della crema al cioccolato, però è buonissima con la frutta, con delle composte di frutta, insomma veramente una base neutra che va bene per tutto. Quindi spero di essere stata esaustiva e di avervi mostrato uno dei tanti utilizzi del grano cotto chirico e vi invito all'assaggio. Grazie. Ah sì? Sì. Lei invita all'assaggio? La pastiera, che sa la pastiera? Questa pastiera com'è andata? Penso... Non vediamo le losanghe. Sì, no, io nel frattempo facevo le domande sì. imbecilli. A lui sulla pazienza. Questo si può si deve assaggiare, questo dobbiamo testare. Ah, non c'è male. Che facciamo? Vogliamo mettere in forno? Sì, mettiamola. Io la mangerei anche così. Però c'è, attenzione, 170, Ora assaggiamo questa qua. Sì. Sì. Dobbiamo solo prendere sì, piattini. Sì, sì. Vi aiuta a sparecchiare un attimo, come vedete qua sia tutto live. Allora, nel frattempo volevo anche dire a tutte le persone che al di là di loro che hanno registrato e quant'altro. Però potete andare sia sulla pagina del Chocoland, ma anche nella pagina di Mario, qual è la pagina? Grano chirico, ma anche nella mia pagina, scusami. Ovviamente, in quella,
Come si chiama la mia pagina? Sei preparato? Si chiama La ricetta che vale. Sì. Ma che zambone. Ah. Ragazzi, sono pronto. E quindi potete andare ovviamente a vedere come fare bene una cheesecake, sì, con un ottimo grano. Ok. Sì. Ovviamente qui Irico è un'azienda di casa e in quanto tale qui è come stare a casa. Quindi ci scuserete una serie di banali questioni organizzative. Come stare in casa. Quindi, grazie. Sarà bravo. Una mano col taglio. Sì. Sì. Vai, grazie. Scusa, ma è tutto, insomma, capisci, siamo per strada, quindi è andata benissimo. Mettiamoci bene, vai. Dopo. Tra l'altro io, se posso, voglio presentare una mia amica blogger che si chiama... Non puoi. No, io la voglio presentare perché... Non vale. Si chiama... No... Si chiama Michela Festa, anche lei si occupa di dolci, di pasticceria, anche specializzata in dolci light per intolleranze, e il blog è Le Torte di Michi, quindi seguite anche lei che è molto molto brava. Andiamo benissimo perché ancora non abbiamo assaggiato. Poi dopo. Ci allarghiamo. Siamo questi qua, sì. Poi come ho esperienza, aspetta, Mario, di queste situazioni qua che abbiamo fatto anche negli anni scorsi, poi quando si tratta di assaggiare venere tutto qua, bravo. Irico, se rispondete esattamente almeno 3 delle 5 domande, questa è quella che ho fatto io. Allora, questo è un preparato per fare la torta, in questo caso questa è torta al cioccolato, sempre base grano, infatti vi consente di utilizzare solo 50 grammi di burro, che sarebbero 5 grammi a porzione, molto più leggera. C'è il grano, sì, c'è il barattolino di grano e ci sono tutti gli ingredienti già dosati, sì. Le mettiamo qua sopra, come vuoi fare? Sì, sì, adesso sistemo tutto. Anche questa, diciamo, si riesce a mangiare a pezzi, capito? Ma ci sarai anche oggi pomeriggio, vero Vale? Sì. Alle 17? Sono qui anche oggi pomeriggio alle 17. E oggi pomeriggio invece che facciamo? Facciamo un laboratorio per bambini. Che bello! E realizziamo mani in pasta con l'aiuto dei bimbi una torta simile, quindi nel cilindro, però arancia e gocce di cioccolato. Ah, alle 17. Alle 17, sì, oggi. E poi sono qui anche venerdì. Allora. E questa è quella là che ha fatto... Esattamente, questa è la stessa cheesecake, la stessa ricetta. Chiaramente l'abbiamo preparata però. Forse la ganache sopra è diversa, giusto? Sì, la ganache sopra è diversa, esatto. Chiaramente... Vi chiedo, come fossimo a casa... E noi poi tema Halloween abbiamo portato le cosine di Halloween. No, poi col cibo, che vuoi essere timida, poi, insomma. Alle 5 abbiamo l'evento con bambini e quindi chiaramente ai bambini diamo più. Com'è? 5 euro stanno là. Sì. Vai, aspetta, voglio buttare questo. Chi ce la vuole fare? Ah. Sì. Vai. Sì. Mettiamoglielo qui. Posso? Sì, prego. La vuoi fare così? Non lo voglio lasciare quello per i bambini, questo. Sì, ma ce n'è un sacco, quindi. Nel frattempo passa pure. Tranquillo. No, ci vorrebbe un coltello. Andare a comprare un coltello. Sì, certo che siamo diversi. Come ti chiami? Maurizio Tra. Come si chiama? Greta, che bel nome. Sì. Beh, e allora se la fate a casa viene così. Quindi fatela, provate. Mamma mia, che paura. La ricetta la trovate sul
blog di Valentina. Valentina, vai, fai tu queste brave. Sì, allora la ricetta la trovate sui miei canali social, quindi Instagram e Facebook, La ricetta che vale. E proprio ieri sera l'ho pubblicata, quindi trovate questa ricetta, oppure sul sito di Grano Chirico. Ok. Non c'è niente da vedere. Questa è una normale ganache al cioccolato, quindi panna e cioccolato. Sì. Sì. Comunque aspettiamo anche che voi le facciate, le pubblicate sui vostri social, ci taggate a me e a Valentina, quindi Grano Chirico e la ricetta che vale. Noi poi vi invitate a casa con il... veniamo a mangiare e poi a fine periodo, cioè sceglieremo chi che merita un anno di nostre pranzi da loro. Tutte le domeniche. Veniamo là, facciamo la diretta da casa vostra una. E vi promozioniamo per un anno. La devi fare. Poi facciamo un'altra di questa qua e mettiamo la signora... ricetta. Voglio dire, vuoi essere messi vicino alla ricetta di mamma. È come entrare nella Treccani. Nel vetro, nella ricetta del baratto, noi abbiamo sia la ricetta della cheesecake della pastiera che quella della cheesecake. Quindi toglieremo questa e metteremo quella della signora che ci ha invitato un'altra casa. A mangiare non soltanto dolce, no, la chiave, la capolla, non ci fa schifo niente. Arrivo. No, ma le abbiamo nascoste. Sì, no, io sto spiegando appunto che... Esatto. Però io sto spiegando appunto che il grano non serve solo per la pastiera. Invece oggi lei ha visto un'altra cosa. Ecco, perfetto. Le ha fatte mai. È lì. Il cambio, il change management è quello che... Ma questo abbiamo già detto. Sì, base grano, poi ovviamente abbiamo utilizzato anche altri ingredienti che sono la robbiola, i tuorli, la panna, però molto meno grasso del solito. Il grano ci consente di fare questo perché è un sostituto parziale della massa grassa in ogni ricetta. Allora, non vi preoccupate, noi oggi pomeriggio abbiamo un altro evento per bambini. Frullato, come frullerebbe il burro, la ricotta, insomma, e si diventa molto più a piccoli pezzettini. Sì, non si sente, non dà fastidio. Però tanti anni fa, sì, tanti anni fa, almeno 8 anni fa. 8 anni fa. Sì. Arrivo. Siamo intervenuti perché chiaramente potevamo mai far scomparire la pastiera. Un pezzettino. Questo. Ah. Sì. Lo sciolgo. No, allora io porto a bollore la panna e la verso sul cioccolato tritato. Mescolo, fatta la ganache. È una ganache al cioccolato. No, grazie. Questa qua l'ho fatta io. La ricetta che vale. No, ma perché lei è più telegenica, capito? No, dicevo, questo l'ho fatta io ieri. No? Lo so. E poi questa... Io volevo fare bella figura, Lino, volevo dire che l'avevo fatta io, però adesso ci hanno sentito tutti, l'hai fatta tu. No, quelli sono preparati per torte, base grano, quindi risultano molto più leggeri perché ci consentono di utilizzare solo 50 grammi di burro. E è tutto dosato. La ricetta che vale. Questa è Cheesecake Light.
Sì, sì, ma non di questa, però. No. No. La voglio provare. Light. Facciamo così. Sì, vabbè, cerchiamo comunque un pochino di dimezzare i grassi senza esagerare. Perché tra l'altro io non sono per le cose poi estremamente light, nel senso che un po' di grasso ci deve stare. Non molto, però. Ok. Ma chi la deve bere, la signora? Buona, eh? Qua. No, quello è grano, dico. No, vabbè, non fa niente. Ciao, bella. Grazie. Ma che bella mattinata. A questo punto, visto che è finita la torta, come potete vedere, noi per quanto riguarda ovviamente la ricetta che vale è Valentina, ma ci sei anche te? Quindi oggi pomeriggio appuntamento con i bambini alle 17, di nuovo formeremo questa bella situazione. No, qui signora purtroppo è arrivata tardi. Signora. Noi andiamo molto a pelle con le persone, io e lei siamo simili proprio. Lei è bravissima. Solo per lei. No, ma soprattutto. Grazie. Ma soprattutto è brava come persona, perché non è facile in questo mondo. Aspetta, ce n'è una in forno. Ce n'è una in forno, poi vediamo. Arrivederci. Allora, chiudiamo questa diretta. Facciamo una cosa però, Carmine, sei d'accordo? Prima di chiudere, anche qui però il mio obbligo ovviamente aziendale, mi corre l'obbligo di andare a salutare i nostri amici sponsor, che sono Sigma Supermercati, e quindi lo troviamo il grano? Assolutamente. Quindi andate da Sigma Supermercati, così buoni, così vicini, e potete andare a trovare ovviamente il grano cotto, questo qua di Chirico, mi raccomando. Sigma! Ci sono cose che conviene tenere vicine, altre che sono buone vicine. Solo una però è buona e conveniente. Sigma, così buoni, così vicini. E a proposito sempre poi del grano Chirico, ci sono molte persone che poi magari possono sbagliare, perché poi sai, questi sono molto simili a tanti altri prodotti, no? Allora magari uno poi non vede bene, dice ma è Chirico o non è Chirico? Quindi per vedere bene Chirico io vi consiglierei di acquistare degli occhiali di Lama, ottica Lama, sono ottimi, ottimi, lo dici proprio, occhiali che non mi faranno sbagliare diciamo di grano. Ecco, voi mettete gli occhiali di Lama e ovviamente vedete benissimo anche dal lago, gli occhiali di Lama, dice, oh Chirico, sopra lo scaffarella, e lo prendete, va bene? Amici, andate, ottica Lama, ottica Lama, prego. Eccoci qua, siamo rientrati e salutiamo quindi questo appuntamento con Valentina, grazie per questo fantastico momento dolce all'interno di una dolcezza enorme che è il Chocoland. Diamo appuntamento alle 17 con te. Con il laboratorio per i bambini e realizzeremo una torta arancia e gocce di cioccolato, mani in pasta per i bimbi ma anche per gli adulti. Perfetto, mentre con Mario, allora... Pastiera, abbiamo capito perché si dice pastiera, i past, u pastraier, ok? Ma domani, però voglio dire, noi ci andiamo verso il domani e verso il domani, quando si prepareranno le pastiere a Natale, eccetera, eccetera, il futuro, noi ovviamente usiamo questa qua perché questa è proprio the original. Esattamente, è quello che poi abbiamo detto.
da sempre ci riporta proprio ai primi anni, a quando con le nonne facevamo queste cose. No, quando dici proprio a passare mamma. Beh, tu lo puoi dire. Ma io mamma è la migliore. Ragazzi, vi rendete conto che tutti quanti abbiamo le mamme, le zie che fanno le pastiere. Ah, che sia la pastiera di mamma. Pensate lui. Non ti... Ma a casa tua arrivavano altre pastiere? No, tu pensa che c'è un problema di fondo, che io non vengo mai invitato a pranzo, a cena, durante il periodo pasquale dagli amici, perché le mamme dicevano no, non invitate a mare, che le dice che la pastiera non è buona. È così. Perché poi ci tengono le donne a Napoli, ci tengono, guarda che veramente si rovinano le famiglie nel periodo natalizio e pasquale, quando casomai ti arriva una pastiera che viene da qualcun altro e tu ti permetti di dire che è buona, o magari non è che dici è più buona di quello che ha fatto tua madre o tua suocera, ma soltanto se dici ah, però non è male, lo sguardo ti fulmina di tua madre o di tua suocera. Ma c'è un'altra cosa simpatica, a te ovviamente questo non capitava. No, ma c'è una cosa simpatica che poi scopre nel tempo. La persona che fa la pastiera si crea negli anni un suo entourage. Mai tradirla, cioè ci sta la signora del terzo piano che fa il pastiere per tutto palazzo. È vero, che questa signora si fa un cuore tanto per 7 giorni, farà per il piacere di essere idolatrata per 363 giorni all'anno. Ma fa la pastiera la signora, perché nel frattempo però gli altri del palazzo non hanno assaggiato altre pastiere. No, gli è vietato, e se quell'anno quelli non se la pigliano. Lei si dice, io guarda, ci ho fatto un pezzo comico sulla pastiera, su questa cosa qua, quindi io infatti quando arriva Pasqua, siccome c'è un carità mia suocera bravissima eccetera, poi dico sentite, cioè non la fa pastiera, cioè io la voglio andare a comprare. Io non ho capito perché poi non devono lavorare le pasticcerie e sta pastiera la ma fa noi ci amma girà, io voglio la pastiera a te, tu la porta a me, cioè, no, io voglio andare in pasticceria, vado nelle migliori pasticcerie, voglio mangiare una pastiera, ma come si fa pastiera? Non questi surrogati e trovare poi anche in difficoltà nel dire non si ha mai assaggiato che la pastiera però non è succede scendusso campo Pasqua, quindi su questo io so che tu ovviamente non avevi problemi, perché a pastiere mamma è a pastiere mamma, si può dire. Grazie a tutti, ci vediamo dopo. Grazie mamma.